Siamo a Milano, al San Raffaele, in occasione del sesto Clinical Update in endocrinologia e metabolismo. Nell'ambito di questo congresso si è parlato degli agonisti dei GLP-1. Approfondiamo l'argomento con il professor Lorenzo Piemonti, direttore del Diabetes Research Institute del San Raffaele Milano. Allora, professore, diciamo che nel corso degli anni la terapia farmacologica del diabete ha fatto dei passi da gigante. Una di queste categorie di farmaci nuovi è quella degli agonisti GLP-1, che sembrano avere una marcia in più o comunque essere particolarmente interessanti. Per quale motivo? Dunque, questi sono farmaci interessanti per diversi motivi. Innanzitutto per come sono scoperti, come sono nati, perché la scoperta iniziale di questi farmaci è legata al fatto che esiste un ormone, che appunto si chiama GLP-1, prodotto dall'intestino, che nell'uomo ha due funzioni: quello di favorire la secrezione dell'insulina e diminuire l'appetito. Il problema di questo ormone è che nell'uomo normalmente dura pochissimo, cioè la sua emivita, noi diciamo, la sua capacità di sopravvivere nel sangue è bassissima. Ma se noi possiamo modificare in qualche maniera questa struttura come un farmaco e farlo vivere di più nel nostro corpo, possiamo indurre questi effetti per più lunga durata. Ed è stato il motivo per cui sono stati descritti, inventati, costruiti questi GLP-1 analoghi. La caratteristica sostanziale di questi farmaci quindi è quella di utilizzare un meccanismo fisiologico in una maniera forzata e il fatto di avere più di un effetto interessante nel paziente con diabete: aumentare la secrezione dell'insulina, ma anche per esempio diminuire l'appetito, ma anche regolare lo svuotamento dello stomaco. E non solo, ci sono anche altri meccanismi che non sono strettamente legati al diabete ma che potrebbero essere estremamente utili per il loro utilizzo in clinica. Quali sono queste molecole e come vengono somministrate? Queste molecole sono diverse, ormai ne abbiamo almeno 5 già approvate. Si differenziano tra di loro per il fatto che possono avere una lunghezza di azione, quindi una necessità di una somministrazione più o meno frequente. Ce ne sono alcuni che noi chiamiamo short acting, cioè che durano poco, che vanno somministrati 2 volte al giorno. Quali sono? In questo ritorna l'exenatide, per esempio. O ci sono invece dei farmaci che possono essere somministrati perché modificati in maniera più consistente una volta al giorno, addirittura una volta alla settimana, quando ci sono dei sistemi depot come l'iraglutidine o altre cose. E attualmente esistono anche delle molecole che arriveranno presto sul mercato che potranno essere assunte per via orale, perché un'altra delle caratteristiche di questi farmaci è quella di essere tendenzialmente somministrati per via sottocutanea. Per quanto riguarda il posizionamento, quali sono i pazienti che potrebbero beneficiare di più da questa classe di farmaci e come si posizionano nell'ambito della terapia complessiva del diabete? Allora, si posizionano in tre punti, diciamo così. Non è il farmaco di prima linea ancora al momento, che rimane metformina, è un farmaco di seconda linea quando metformina non risulta essere sufficiente per mantenere sotto il controllo la glicemia nel paziente diabetico di tipo 2. Poi può essere usato in terza addirittura linea, quando cioè in associazione con altri 2 farmaci ipoglicemizzanti, o in associazione all'insulina nei pazienti che cominciano a fare insulina perché i farmaci presi per bocca non sono in grado di controllare la glicemia. Questo nel diabetico di tipo 2, però quello che si sta chiarificando in questi ultimi anni è che questi farmaci hanno delle azioni che vanno oltre al controllo della glicemia e che potrebbero quindi poter ritornare a essere utili per altre indicazioni. Per esempio? Per esempio, chiaramente hanno dimostrato una capacità di protezione cardiovascolare, perlomeno in pazienti diabetici che hanno avuto un evento cardiovascolare, che può essere un ictus piuttosto che un infarto. Il fatto di utilizzare questi farmaci previene in maniera significativa un secondo evento e quindi hanno probabilmente la possibilità di essere utilizzati, e si dovrà capire esattamente con quale modalità, in una fase anche di prevenzione primaria degli eventi cardiovascolari nel prossimo futuro. Nella sua relazione ha parlato anche di obesità. Sì, perché un'altra delle caratteristiche di questi farmaci è quello di, indipendentemente dal fatto di essere diabetici o no, è quello di ridurre l'appetito. E quindi è uno dei 3 farmaci in Europa che è stato riconosciuto. Quale?
la liraglutide, per essere utilizzato nel campo della terapia cronica dell'obesità, e questo con degli ottimi risultati. Ma non è solo l'obesità, diciamo, il target potenziale di questi farmaci, perché si sta avendo delle evidenze che potrebbero avere anche degli effetti protettivi, per esempio sul sistema nervoso centrale, e sono in corso degli studi per valutare la loro possibilità di utilizzo in malattie degenerative, neurodegenerative come l'Alzheimer piuttosto che il Parkinson. Potrebbero avere un'azione, o meglio, c'è un suggerimento che possano avere un'azione nefroprotettiva, e quindi poter essere utilizzati nel campo della insufficienza renale, e non ultimo la possibilità di poter essere utilizzati nella malattia diciamo del fegato grasso, quindi persone che abbiano una condizione di steatonecrosi non legata all'infezione virale ma legata a un eccesso di grassi di deposizione nel fegato, potrebbero avere un giovamento dall'utilizzo di questi farmaci. Quindi è una classe di farmaci che nei prossimi anni sicuramente ritroveremo molto più frequentemente all'interno del nostro armamentario e con indicazioni sempre più ampie.